Video7 è un settimanale che parla di fotografia e di tutti i prodotti tecnologici. Sì, va bene, ma perché siamo dentro un garage? Siamo dentro un garage perché tutti hanno iniziato da lì, non so se ti ricordi, ma anche HP, Bill Gates Ah hanno tutti beh, iniziato in un sì, garage. ho capito. Allora diamo appuntamento alla prossima puntata negli studi della CNN. Certo. Abbiamo scherzato, non siamo più in garage. Video7 però non è uno scherzo, è un settimanale che dal 20 settembre partirà con delle puntate ogni giovedì. Questo qui è il numero 0 che abbiamo allestito perché sono appena state presentate due nuove reflex professionali Nikon che abbiamo potuto vedere in anteprima. Dopo mesi di sussurri e grida, finalmente sono arrivate le due nuove Nikon professionali. Per raccontarci le caratteristiche di questi apparecchi, abbiamo sentito e sentiamo, abbiamo qua Stefano Barbero, che è il responsabile del Nikon Professional Service Italia. Intanto, buongiorno Stefano, Buongiorno. e vediamo un po' queste bambine, come le chiami tu. Esatto, queste sono le mie bambine, come mi piace definirle. Sono i nuovi gioielli di casa Nikon, abbiamo la D3 e la D300. Cominciamo con la D3. La D3 per la prima volta presenta la novità di un formato nuovo, il formato FX. Il formato FX che praticamente equivale al formato del 24x36 come dimensioni, con la possibilità di scendere dal vecchio formato DX, che era il formato classico delle digitali, che ritroveremo poi anche nella D300, e in più una novità che è il nuovo formato di 5 quarti, che praticamente è il formato ideale per ritratti e altri tipi di fotografie, che ricorda molto il formato quadrato, se vogliamo, per la composizione. Un'altra cosa molto interessante di questa fotocamera sono la capacità di avere una gamma di estensione degli ISO che va dai 200 ai 6400 ISO. Possibilità di scendere al di sotto di 200 ISO fino a un low, praticamente di 100 ISO, scendendo a intervalli di un terzo. Dall'altra parte possiamo arrivare per la prima volta fino a 25600 ISO, dai 6400 nominali, sempre a intervalli di un terzo Di di stop, stop. un terzo di stop. Un'altra grossa novità è che praticamente abbiamo un nuovo sensore autofocus, il CAM 3005. Questo sensore è caratterizzato da 51 aree di messa a fuoco. 51 aree di messa a fuoco, tutte selezionabili, o se no con la possibilità di ridurlo. Ma tornando all'autofocus, mi Sì. pare che abbia una caratteristica particolare. Cioè che si può agganciare addirittura al colore, cioè tiene conto del colore del soggetto. Esatto, in pratica per la prima volta abbiamo questa caratteristica nell'autofocus. Quindi mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente è chi fotografa lo sport, chi fotografa lo sci, per esempio, quindi se un atleta ha una tuta rossa piuttosto che blu, si aggancia al colore. Esatto, e quindi la macchina sa che dovrà seguire il colore rosso in quel caso lì. Abbiamo due slot di alloggiamento per le flashcard, con possibilità logicamente di utilizzare l'SD con l'adattatore nel caso uno volesse utilizzare una flashcard e un SD. Questa è una necessità che può avere quello che utilizza ad esempio i palmari per la trasmissione immediata delle immagini. Di conseguenza avere una SD è più comoda perché i palmari tendenzialmente hanno questo tipo di lettura. La possibilità del doppio slot inoltre consente la possibilità di salvare praticamente su una card le immagini JPEG, dall'altra parte il RAW, possibilità di utilizzarle in modo consecutivo, praticamente una volta che una card è piena, le immagini passano sull'altra. Possibilità anche di utilizzare la macchina per fare la copia di card da una card all'altra. Un'altra cosa particolare, praticamente la batteria è rimasta sempre la stessa e l'autonomia, nonostante fosse già mitica l'autonomia delle D2X e della serie D2, è aumentato ulteriormente del 40%.
Con le nuove fotocamere D300 e D3 nasce il VT4. VT4 per la prima volta abbiamo un unico trasmettitore compatibile con le due fotocamere. Questo trasmettitore consente, oltre alla trasmissione delle immagini, a pilotare tramite un computer le fotocamere per quello che è scatto e altre cose. In più, con l'avvento del Nikon View ci consente anche, diciamo, molte possibilità. Un'altra delle caratteristiche molto importanti del VT4 è la possibilità di un operatore al computer di tenere sotto controllo 5 fotocamere di fotografi che stanno lavorando. D300, parlavamo prima e mi dicevi che era anch'essa una professionale. Esatto, diciamo che la D300, la prendo in mano perché mi viene meglio, la D300, diciamo, ha praticamente le stesse caratteristiche riportate in piccolo in lei, anzi non in piccolo, in tutto, in todo, perché l'area di messa a fuoco rimangono 51, il sensore è lo stesso, sfrutta il sistema del color matrix come l'altra anche nell'autofocus, il sensore dietro è sempre un sensore da 3 pollici. Le differenze principali sono che qui abbiamo il classico sensore DX di casa Nikon e la gamma delle sensibilità che andiamo da 200 a 3200, quindi leggermente, leggermente minore, con possibilità anche qui di andare su di due stop praticamente, 3200 fino a 12.000 e scendere ai 100 ISO sempre in intervalli di un terzo di valore luce. Piccolo slot a differenza della sorella maggiore. Entrambe le fotocamere sono tropicalizzate ed i pulsanti sono tutti a tenuta di umidità e pioggia. Molto pratiche, molto versatili, entrambe logicamente disegnate e progettate da Giugiaro per quello che è la parte esterna. Sono stati migliorati in tutti i comandi, la velocità anche, diciamo, di esecuzione, la praticità. Anche l'angolazione delle rotelle sono state migliorate in maniera che consentono una migliore, diciamo, gestione lavorando. Un'altra delle cose importanti di questa fotocamera che mi stava sfuggendo è la capacità di arrivare a 8 fotogrammi al secondo. Va bene, quindi allora le prendiamo e andiamo a fotografare. Ok, grazie. Prego. Dal 20 settembre, quindi ricordate, dal 20 settembre, tutte le settimane, al giovedì, guardateci.